Si torna alla normalità negli ospedali di Fossombrone, Cagli e Sasso Corvaro, dove è prevista la riattivazione dei punti di primo intervento 24 ore su 24 e non più H12, come imposto dalla delibera regionale sulla riconversione dei piccoli nosocomi, per ora sospesa. Gli abitanti dell'entroterra hanno quindi ricevuto la prima buona notizia dopo settimane di manifestazioni sit-in per difendere il diritto alla salute e tutelare i presidi ospedalieri. Intanto anche nel pomeriggio è proseguita la protesta a Sasso Corvaro, dove da oltre 10 giorni i cittadini e amministratori fanno a turno per rimanere incatenati alla struttura del nosocomio. Fra loro anche Maria Ferri, la signora più anziana del paese, con i suoi 104 anni, che sabato scorso si è unita ai presenti per il bene di tutti, ha detto Maria. Al suo fianco il sindaco Daniele Grossi, che su questo passo verso il ritorno alla normalità attende conferme ufficiali. Sì, le notizie per il momento sono solo verbali, non abbiamo ancora potuto leggere nulla nero su bianco. E quindi dovremmo aspettare questa sera, per quanto è stato promesso, che siamo riusciti a ripristinare le condizioni al 20 di dicembre, quando ancora la medicina funzionava con i posti di lungo degenza e il PPE era garantito H24 dai medici ospedalieri. La notizia è stata annunciata sabato scorso dal presidente della Regione Marche Ceriscioli durante un incontro con i sindaci del centro-sinistra della provincia di Pesaro e Urbino. Il governatore, che ha tenuto per sé la delega alla sanità, ha ribadito la priorità di un ospedale unico in grado di servire un bacino di 600.000 abitanti. 4 le ipotesi ancora in campo: Chiaruccia, Muraglia, Fosso Seiore e Case Bruciate. Ceriscioli ha poi specificato come reperire fondi, o con il project financing oppure con un mutuo regionale. Definita la proposta pubblica, l'offerta sanitaria verrà completata con i servizi forniti dal privato convenzionato, confermato Ceriscioli, che non ha nessuna intenzione di tornare indietro. Le risorse che spendiamo a Cotignola, ha detto, le dobbiamo riportare nelle Marche. Le prossime settimane saranno quindi decisive per il futuro della sanità e a Sasso Corvaro queste potrebbero essere le ultime ore di occupazione del Lanciarini. Anche se l'occupazione qui a Sasso Corvaro è durata per ben 15 giorni, quindi la gente, c'è stata una forte collaborazione, tanto sostegno e tanta solidarietà, quindi siamo riusciti a garantire proprio l'occupazione H24, come dovrebbero essere i diritti dei nostri cittadini per le cure mediche e l'assistenza ospedaliera H24, non H12 come era stata trasformata.